creativo ci mette di fronte, secondo me, a sfide che possiamo affrontare. Questa è la mia sfida. Io all'inizio mi chiedevo, perché proprio a me? Perché chi è che vuole il cancro, Silvia, parliamo? Nessuno. È una brutta notizia, no? Però poi mi sono detta, ma perché non a me? Perché non a me? È pieno di bambini che muoiono al primo giorno di vita. Pensa a quei genitori. Questo è il mio dolore, io me lo devo portare al mio fratello. Il Signore mi ha dato una sfida che io posso magari non vincere, ma l'importante è mettercela tutta. Combattere sempre. Io sono stati tanti, però non bisogna mollare. Il Signore non è crudele, non ci vuole vedere soffrire. Io ci credo in Dio e penso che non sia cattivo. Questa è la mia sfida. Come può succedere? Pensa a una ragazzina di 14 anni che si lascia col fidanzatino. Soffre più lei o io? Sai, è commisurato. Io ho la mia sfida, lei la sua. Un papà che perde un lavoro a 40 anni. Hai ragione che da una sfiga si può trovare anche del buono. Il Signore non è cattivo, lo ripeto. Non ci vuole veder soffrire, non è così. Ci stimola per farci imparare, per farci migliorare. Essere delle persone migliori. Io non lo so se sono migliorata, Silvia. Tu non sei magica, meravigliosa. Magica. Ma se ce l'ho fatta, io ce l'ho fatta chiunque, Silvia. No, no, no. Nessuna magia. Niente trucco, niente inganno. Ti vengo un abbraccio di me, che sono meravigliose. Tutti i giorni combattono per noi. Tutti i giorni. È già in te una missione. Una missione, sempre col sorriso, guarda, ci vuole tanta forza. Perché tutti i giorni a tutte le persone che vengono col tumore, sorridono e gli tirano sul morale. Come la clownterapia. Pensa alla clownterapia. I medici che si camuffano da clown per far ridere i bambini. Fa bene il buon umore, non è tutto ovviamente, non si risolve un cancro, no? Però aiuta il buon umore in tutte le cose. Nel tuo libro tu avevi scritto sui social questa frase che chiedo alla regia di... La parola dono. La parola dono. E anche lì ci sta che fosse sbagliata, Silvia, cosa vuoi che ti dica? Può essere fraintesa, ma non è che io intendevo dire che volevo un cancro in regalo. Non sono pazza, Silvia, nessuno vuole un cancro. Ne lo augurerei neanche al mio peggior nemico, perché so cosa vuol dire, si soffre tanto, si piange tanto, anche con le terapie. Cioè non è che sono Wonder Woman e vado alle Iene così a sgambettare perché non sto male. Perché mi dà più, è più l'energia che mi dà di quello che mi toglie la chemio, la radio e le terapie. Poi ognuno è libero di gestire come vuole, il proprio dolore, la propria sofferenza, la propria malattia. Massimo rispetto ci deve essere per tutti, per come si sceglie di vivere, no? Io credo questo. Forse ho sbagliato parola, dono? Può essere, può essere. Il mio era un approccio alla vita, era spiegare... Cioè questo libro non parla della malattia. No, parla della tua vita. Sì, di come io ho reagito alla malattia, semmai. Cioè, io ho pensato al cancro in questi mesi come una difficoltà di quando ero piccola, perché tutto commisurato, no? Io quando ero piccola e soffrivo, cioè si soffre da piccoli, eh? Non è che i bambini non soffrono perché non sono adulti, eh? Bisogna imparare dai bambini. I bambini si tengono dentro tanto, ma soffrono, hanno dolore, piangono, si disperano per cose che magari per noi sembrano banali. Capisci? Quindi magari ho sbagliato la parola e se ho offeso qualcuno io chiedo scusa, assolutamente. No, non ho offeso nessuno. Penso che bella la vita, che bello essere qua con loro, che sono qua, ci sono ancora, poi chissà. La frase, io faccio una dedica, che secondo me è molto importante, è carpe diem, ma non come quello che ci hanno insegnato, ma quello dei nostri latini, cioè carpe diem, qua minima credula vostro. Che vuol dire? Cogli l'attimo, il meno fiducioso possibile nel futuro. È il contrario. Cioè noi non dobbiamo sperare nel futuro, dobbiamo cogliere ora quel che c'è, perché chissà domani come sarà. E così è quando è il cancro. Tu dici, potrei morire domani. È come Mariangela che dice dei suoi bambini, io adesso devo sentire il loro profumo, io non ho fretta. Dove devo andare? Non devo fare niente di più importante.
Non ho niente da fare. Non mi sento la gente a casa. E quella là, ciao, eccoci qua. Io vorrei dire alle persone che mi seguono da casa, non mollate mai che non siete soli. Non siete soli. E che le iene portino bene. Speriamo.